contribuzioni minimali e degli sbagliatori. Sì, non sono informatico di formazione, faccio tutt'altro nella vita. Quest'oggi vi parlerò di una famosa distribuzione minimale, prendendo spunto da un talk che avevamo fatto un paio d'anni fa sull'ICD, su Via Viabile. Qui è una distribuzione che tutti ridaranno gli amici e guarda caso un po' di vino. Di cui quest'anno abbiamo anche un anniversario perché sono esattamente 10 anni da quando è stato iniziato il logo del cuccioletto. Deriva dal fatto che Barry Kohler l'ha praticamente intitolata su Canarino, che esisteva davvero, e il Canarino piccolo voleva anche significare gli scopi che si proponeva Kohler di fare una distribuzione piccola, portabile e leggera. Per la piccolezza sicuramente si è sicuramente riuscito, perché pur non arrivando ai grandi estremi di altre piccolissime distribuzioni, in media siamo sui 100 MB al momento attuale per una distribuzione parte Linux, siamo veramente molto sotto a molto altro di quello che abbiamo in giro. La leggerezza si ottiene facendo girare il sistema di un RAM disk, nel quale un grosso file compresso che contiene tutta la distribuzione viene scompattato durante la fase di boot, e voi sapete bene che tutto quello che gira in RAM gira a velocità ben superiore a qualunque cosa che debba essere presa e rimessa in un disco fisso, e sia pure lo stato solido se non vuole. E la portabilità è stata ottenuta rendendo molto, diciamo, completa la riconoscimento hardware automatico, e in effetti parte Linux in questa seconda solo Knoppix, che però è grande 6 volte tanto, e parte Linux ha la capacità quasi magica di avviarsi e di funzionare su macchine le più diverse. E per esempio quella là, la distribuzione credete che vi sto usando qui adesso, era necessariamente sul mio computer di casa, io ho copiato paro su questo, e ho dovuto adattare qualcosa sul driver video e qualche altra piccola cosa, ma ho clonato con 2 macchine più differenti non potevano essere la stessa distribuzione, la uso e il tempo lo passo a usarlo e non a diventare matto se usarla. Il Puppy Linux gira anche senza disco rigido e persino senza disco d'avvio, nel senso che quando voi l'avete avviato potete togliere il disco d'avvio e tanto subito in RAM e va all'acqua. E se volete però salvare qualcosa, un supporto ce lo dovete avere, e potete per esempio anche installarlo su un disco rigido anche su altre cose. Per il disco rigido viene addirittura proposta una doppia modalità di installazione. Una installazione è una installazione classica, diciamo fatta come se fosse una piccolissima demo con tutte le cartelle e quant'altro. In questo caso Puppy Linux cessa di girare il RAM tutti insieme, funziona come una distribuzione piccola e efficiente di Linux. Oppure c'è la cosiddetta installazione frugale, quella che stiamo usando qui adesso, in cui semplicemente viene copiato il grosso file in cui c'è tutto, su disco rigido. Questo file viene avviato durante la fase di boot e dopodiché le impostazioni, i cambiamenti e quant'altro vengono salvate in un file storage che viene creato dal primo avvio. Il file system del file, diciamo così, grosso del sistema è quello del file storage, vengono sottoposti con delle modalità che non vengono a discutere perché porterebbero via troppo tempo, e si ha un sistema come dire, nuovo ogni volta di pulire, e che ha il vantaggio che non modifica in nessuna maniera la partizione su cui può esserci per esempio un altro sistema operativo. Quindi abbiamo un'installazione normale e un'installazione frugale, che è di fatto quella che la più parte delle persone usano, perché è veramente qualcosa di molto semplice e abbastanza, come dire, poco impegnativo e geniale. Abbiamo capito bene, non c'è bisogno strettamente di usare un hard disk, e questo permette in linea di principio di usare il Puppy Linux per fare del thin client, cioè di quei piccolissimi computer ridotti a niente, per cui uno può mettere per esempio il sistema operativo su un SD, salvare il file storage su qualcos'altro e avere un dispositivo completamente statico, quindi un movimento. Se ci vuole mettere il CD, si può far partire il CD,
però ripeto, si può fare un dispositivo completamente statico. Un altro vantaggio, forse più utile, è che un disco di avvio di Puppy Linux è una magia da avere se fate il riparatore di computer, senza un computer morto, senza il disco fisso che funziona, e voi potete far partire il CD-ROM o anche dalla chiavetta e esplorare il computer, guardare cosa c'è dentro, vedere se riuscite a recuperare qualcosa. Molti riparatori, anche non del mondo Linux e del mondo Windows, hanno la loro distribuzione che si porta dietro, che funziona un po' come l'icona di Santa Rita da Caccio, la santa dei miracoli impossibili. No? Un altro dei motivi per cui Puppy Linux è, diciamo, abbastanza gradevole è il fatto che ha pretese hardware modeste, girando in RAM, può partire anche con solo 128 MB di RAM, anche se ce ne sono un po' di più che non si buttano via, ma se uno fa un'installazione tipo Debian, cioè un'installazione su disco fisso, può girare addirittura con 64, c'è chi dice anche con 48, 64 ho fatto, 48 ho messo a dire, comunque si gira con molto poco, ovviamente dobbiamo avere una partizione di slot perché della memoria virtuale si vuole. E anche con i processori va bene un qualunque X686, io non sono andato sotto il Pentium 2, però c'è chi dice che si possa usare anche con processori, diciamo, più antiquati, ma devo dire la potenza di calcolo poi diventa minima, quindi io non andrei sotto il Pentium 2. La più parte delle release in giro sono a 32 bit e quindi funzionano su macchine a 32 o a 64. Chi vuole avere 64 bit a tutti i costi, ci sono delle release di Puppy Linux, questa Fatdog, che è un po' più grosse, e Lighthouse 64, qualche un'altra, che sono a 64, si ha qualcosa che va con tutti i meriti del 64 bit della gestione della memoria, non si può più far girare su una macchina a 32. E tutto questo si fa senza compromessi, diciamo, brillanti, nel senso chi lavora con Puppy Linux non è un cittadino di serie B, usa le stesse applicazioni sostanzialmente che usa uno che usa Ubuntu, Debian, Mint o quant'altro. Di solito il dimagrimento viene fatto a spesa dei file di help che si possono comunque recuperare dalla rete in ogni momento. E quindi chi usava un'altra distribuzione non ha grossi problemi ad usarlo. Le distribuzioni sono facili da portare da un computer all'altro, l'abbiamo detto, conoscono spesso da solo l'hardware del computer e c'è possibilità di passare parametri a mano al kernel durante la partenza, come si fa anche con Knoppix o qualche altra, e si chiamano con termine colorito boot cheat codes, ma sono niente altro che parametri che vengono dati al kernel per hardware un po', diciamo, difficile da identificare. Io peraltro li ho usati molto poco perché di solito funziona tutto out of the box, com'è, quindi non deve preoccupare. Vediamo un po' come è fatto un desktop di Puppy Linux. Questo è quello che avete out of the box, cioè a sistema partito, senza installare niente, senza nulla di nulla. E come vedete che abbiamo già una dotazione digitosa e un sistema anche gradevole. Le icone dei dischi sono Macintosh, cioè appaiono sul desktop a mano che si tolgono, mettono i dischi, chiavetta e quant'altro. Ci sono una buona dotazione di programmi di base, il gestore delle finestre del GOM, piccolo e leggero e ben funzionante. Unico sacrificio, JVM non permette di mettere oggetti fisici sul desktop, cioè non potete mettere il file, funziona come il program manager di Windows 3.1, se lo ricordo, cioè è un luogo, il desktop di JVM, di soli puntatori, di soli link, non di oggetti fisici. Questo è un problema all'inizio, ma si supera con estrema facilità e di fatto non cambia di tanto. E probabilmente per fatto per mantenere leggero la distribuzione. Una delle idee geniali di Larry Kohler è stato di decidere l'ovvio, cioè che tutte le release potevano essere fatte come uno voleva, perché la comunità è grande, ben, diciamo così, ben amichevole, ma che i capisaldi dovevano essere sempre gli stessi, cioè un certo numero di programmi dovevano esserci. Il feeling doveva essere, diciamo così, mantenuto in modo che uno passando da una
release 1 a una release 5 o 4 trovasse sempre le stesse cose, cosa che per uno che è bravo non può dare nessun problema, ma per uno che all'inizio, o che non fa l'informatico di professione, che è tecnologo, è un grosso limite. Loro l'hanno fatto, le icone sono sempre più o meno allo stesso posto, i programmi sono simili, sono dei buoni programmi, non c'è quindi il problema di chi per esempio prende una release di qualche sistema operativo più nominato e si chiede dove troverà le stesse cose che usava fino al giorno prima con ottima comodità e quindi deve impararsi per farlo. Volendo vedere il programma più da vicino c'è un file manager che è poi ROCS e c'è un pannello di controllo che è evidente, il browser è di solito Firefox con buona parte dei plugin o tutti i plugin per cui non ci sono problemi, se uno vuole un altro browser non c'è altro che mettersi Chrome oppure Simanti o Opera ed è facilissimo, c'è un media player con tutti i plugin, se non dovete andare a cercare le estensioni disperatamente come si fa da altre parti, funziona quasi tutto di default. Per chi lo usa c'è un programma di mail, io non lo uso più da 10 anni, uso solo qualche web mail, però a qualcuno può piacere, funziona abbastanza bene. C'è un gestore archivi che unisce le funzionalità di indice di RAR, c'è un programma di messaggeria, ci sono due applicazioni semplificate che gestiscono i file Word, compatibili Word e compatibili Excel. Ci sono programmi di grafica bitmap e uno semplificato di grafica vettoriale. Direi che per iniziare secondo me c'è anche tanto. C'è anche un ottimo utente, installatore e disinstallatore di programmi che sono dei pacchetti con un formato che si chiama PET, che è un formato proprietario, ma molto facile da fare anche così a mano, a manina. L'installazione e la disinstallazione viene fatta senza fatica e con diciamo così, la risoluzione delle dipendenze senza grossi problemi. L'installatore PET in molti casi accetta anche di portare quando possibile il file del .deb e questa è una comodità in più. Qui vedete per esempio sul mio desktop di casa io ho montato usando proprio file PET e DOSBox che è tanto simpatico come emulatore DOS e un client di Skype. Non sono proprio gli ultimissime versioni, però funzionano bene, non c'è motivo di preoccuparsi. Che si possono montare programmi anche in terza parte, se ne sono accorti i radioamatori. Per esempio, questa era una diapositiva fregata da una presentazione di un radioamatore americano che suggerisce un programma che si chiama Narrowband Emergency Management System, che serve per le trasmissioni di emergenza dei radioamatori, e viene sviluppato in modo da girarsi qualunque piattaforma, non è importante, proprio perché è una roba che si deve poter usare al momento su quello che si ha. Benissimo, loro suggeriscono di farlo girare su pacchi Linux, per esempio. E in effetti qui vedete che c'è una chiavetta, che è la chiavetta di avvio, e qui sta partendo su questo computer comodo che magari è suo, chissà quale altro sistema operativo, e tutto funziona senza problemi. Tiro avanti. Quando noi abbiamo installato un certo numero di programmi, possiamo decidere di rendere permanente il sistema che abbiamo creato rimasterizzando il CD di avvio di pacchi, cioè creando su una nostra diciamo sottodistribuzione e viene mantenuto tutta la struttura generale che abbiamo detto, vengono aggiunto quello che noi abbiamo messo. Quindi vedete una che si chiama Vuori Cielo, in cui è stato aggiunto VLC, Skype, un programma di criptazione dei file che non si vede e una versione di a quei tempi c'era solo OpenOffice, credo fosse OpenOffice. E queste Paplet ce n'è un numero infinito, perché sono veramente facili da fare, è facilissimo rimasterizzarsi i CD, e per cui ognuno può, con veramente fatica quasi nulla, farsi una distribuzione per scopi propri e distribuirla o renderla, diciamo,
sono in bici o chi vuole, e il web è pieno di tablet, di questi cucciolotti appunto. Voi vedete qui qualche esempio, il primo in alto ed è destinato al gioco, quello che l'ha fatto, ha cambiato anche messo una barra delle applicazioni di stile Macintosh. E l'altro invece è una cosa molto più seria, è destinata alla chimica, e nello sfondo non si vede ma c'è la presenza di un'idea. Quella sotto ancora è una distribuzione localizzata in italiano, perché le distribuzioni normalmente hanno una localizzazione parziale, però c'è una comunità italiana molto attiva che ha provveduto a una localizzazione spinta della distribuzione e l'ha distribuita con le papere di quelle distribuzioni. Un'altra tablet, tuttavia, è quasi iconica, di uno che voleva farsi una roba che fosse uguale e precisa a Windows XP. Perché si è fatta una distribuzione party con tutte le icone XP. Perché no? Allora, per questo motivo, noi pensiamo che party Linux... Sì, per questo motivo pensiamo che Party Linux possa essere una valida cosa da usare, non solo per a scopo dimostrativo, ma anche per lavorarci. Io, vedete, ci faccio le presentazioni che faccio, ci lavoro tutti i giorni, lo uso a casa. Quindi non è solo un giocattolo, i motivi li abbiamo già visti. Il fatto che i forum sono veramente amichevoli e dare il benvenuto a chiunque è una verità, e di solito sono talmente efficaci che moltissime delle domande più comuni sono già state risolte. Basta fare una semplice ricerca con Google o poco di più, senza dover fare neanche quesiti, perché si trova già quello che si cercava, qualcuno probabilmente già l'ha pensato. C'è un installato notevole di Papilino. Quindi non è solo per i geeks, non è solo per i secchioni molto intelligenti, ma anche per persone comuni. E questo si vede anche paragonandolo ad altre due distribuzioni minimali, che sono, voi conoscerete, Dan Small Linux, che è ancora più piccolo di Papi Linux, arrivava a 50 megabyte ed era un'ottima idea per quando è stata fatta, perché gira in effetti su computer ancora più limitati di quello che servono per Papi, però qui diciamo loro sono morti di troppo successo, nel senso che la distribuzione è vero che è 50 megabyte, ma c'è solo il browser, non ci si fa molto, bisogna personalizzarlo in maniera tale che nessun cristiano comune che inizi a tempo e voglia di farlo. Inoltre era una distribuzione di sviluppatori anche un po' rissosi tra di loro, e uno dei colonnelli di Dan Small Linux ha fondato la sua, diciamo, il suo branch, che è Tiny Core Linux, un po' come gli anglicani sono nati i metodisti, e il problema è che i problemi di base sono rimasti, e Tiny Core Linux è molto bellina e splendidamente fatta, però non ha nessun programma montato per niente, bisogna farsela da capo, e il risultato è che nessuna persona principiante si mette. Inoltre la comunità non essendo, come dire, non essendo accattivante la distribuzione, quello che capita è che fatalmente meno gente lo usa e non c'è massa critica, e purtroppo le due distribuzioni qui, che sono per modo loro geniali, sono ferme quanto ne so nel 2008 come release, che è un gran peccato. Invece Papi continua a produrre, e pur avendo delle richieste hardware lievemente maggiori, diciamo, le cose vengono fatte anche un po' più, secondo me, di buon senso. E allora spero che abbiate voglia di cominciare questa diapositiva. Voglio anche ricordare che malgrado il sistema un po' convoluto con cui avviene il carico del sistema operativo, è uno dei sistemi più rapidi nel fare boot su un computer appena decente con un buon disco rigido. Non sono rari i tempi di attivazione intorno al minuto, non c'è quel macinamento di dischi rigidi che sentite con qualunque distribuzione Windows. E si può avviare dall'ISD, questo l'abbiamo già detto, si può avviare da una chiavetta, la chiavetta bisogna farsela, e dentro la distribuzione ci sono una serie di tool efficacissimi per farsi una chiavetta avviando l'ISD. Se non volete usare quelli, potete usare il netbooting, che è un po' più limitato, però permette con qualche una di riuscire ugualmente a fare una chiavetta avviabile. Il vero limite è il BIOS del computer, perché molti computer non partono dalle chiavette.
E in quel caso ha trovato una diavoleria per farlo partire lo stesso, ed è quella, se è un computer veramente vecchio come questo, con un disco floppy, viene fatto partire con un dischetto che loro danno, si chiama Wakeup, il computer da FreeDOS, e dopo che FreeDOS funziona da caricatore secondario di Linux, usando dei tanti caricatori di Linux da DOS, e con quello si riesce a far partire anche i ferri da stiro, perché si può far partire praticamente Puppy Linux da qualunque mezzo che sia accessibile dai floppy, che sono molti. Iniziamo con l'ICD. Questa parte qui, diciamo, era pensata per gente principiante, ma ho il sospetto che sia completamente, voglio dire, fuori luogo, con gente brava e esperta come moltissimi di voi. Comunque, solo per ricordare che la cosa migliore è cominciare con l'ICD, perché l'ICD si può fare con facilità da un file ISO che si scarica dagli indirizzi che poi vi do, e fare dal file ISO un ICD è un'operazione banale. Se ne possono fare anche una piccola biblioteca delle varie, diciamo, sotto le ISO, vedere quella che piace di più, e si è speso una pipa di tabacco e si traffica veramente poco. Quindi dovete scaricarvi una ISO da uno dei siti di Puppy, masterizzarla con un programma a vostra scelta. Tutti i programmi di masterizzazione hanno la funzione di scrivere il file ISO, e poi dovete ovviamente convincere la macchina a partire dall'ISD, dalla CD-ROM. Queste molte macchine è un'impostazione che viene messa di fabbrica. Se non è messa di fabbrica, tenendo premuto un tasto che in molti casi è F12 oppure ESC oppure F8, durante la partenza appare una finestra di dialogo per cui si può scegliere volta per volta il mezzo di boot. Scegliete il disco CD e siete a posto. Altrimenti le cose vanno un po' più serie, e quelli un po' meno esperti farebbero bene a farsi aiutare, e bisogna aprire il setup del BIOS, questo qua richiede sempre di pigiare un tasto alla partenza, di solito è cancel F1 F2, e di navigare all'interno del BIOS, del system setup, fino a che non si trovi una funzione che si chiama boot sequence, e dalla sequenza di boot al solito si imposta il CD DVD come primo dispositivo di boot, si salva, si fa ripartire tutto, poi si chiude dentro e tutto parte. Qui avete una prima schermata con una specie di diciamo help elementare, quello di F2 e F3, e un prompt per inserire i boot chipcodes, se volete metterseli. Ripeto, è un'evenienza molto rara. Le ultime release di Puppy Linux sono fatte in maniera tale che anche nella prima partenza viene chiesto ben poco l'utente, e alla fine, quando già si è accesa l'interfaccia grafica, arriva una finestrina con cui si personalizzano alcune, diciamo, cose molto gnocche, tipo la tastiera, il locale e la risoluzione dello schermo, se non va bene quella che è stata inserita di default. E se uno vuole fare l'installazione frugale, alla prima chiusura del sistema viene anche data l'opportunità di creare il file di storage, che poi può essere aumentato secondo i bisogni, e tra l'altro la presenza di un file di storage permette di fare dei backup facilissimi di un sistema, perché basta copiare il file di storage, magari con un altro un disco d'avvio, perché non è meglio non copiarlo quando è in uso, però voi potete praticamente fare un backup facendo la copia di un file, che è una cosa estremamente comoda, e potete anche poi il file di storage potete anche controllarlo con i normali mezzi di controllo dei dischi, perché il file è di fatto una sorta di disco virtuale, e tutto è semplificato in maniera incredibile. Se volete saperne di più, niente di meglio che andare a cercare sul sito principale di Puppy Linux, che è quello che vedete in alto.
Nel sito c'è un po' di tutto, c'è tutta la storia del sistema, c'è molta tecnica. Io spererei uno dei prossimi anni di fare un piccolo talk anche sulla parte tecnica di Puppy Linux, che non è del tutto banale e che io ho volutamente escluso questa volta, perché altrimenti veniva un talk troppo poderoso, non volevamo stare intorno alla mezz'ora come si usa qui al Linux Day. E in ogni caso trovate anche i puntatori, link per andare a trovare le Puppet for Station Features, che sono, diciamo così, una serie infinita, e potete, come dire, se avete una buona connessione internet, scaricarne una sera per tenervi, come dire, occupati per settimane. C'è una buona comunità, diciamo, in italiano. Io ultimamente io di solito uso le release in inglese, ma se uno vuole quelle in italiano, adesso le hanno tradotte veramente bene. Un tempo tendevano a rimanere un po' indietro rispetto a quelle ufficiali, adesso sono, diciamo, quasi al passo con le ultime in inglese, e sono una grande comodità. Io devo confessare che ho usato come, diciamo così, guinea pig, come animale di riferimento, mia moglie, che fa tutt'altro, perché era un tecnofoba, diciamo, piuttosto convinta, e gli ho messo su un computer che ho costruito per lei una distribuzione di Windows e alcune distribuzioni di Puppy Linux. Ho detto: usa quella che ti pare, e mia moglie usa sempre Puppy Linux perché la trova più rapida, parte prima, fa le cose con più facilità, e come tutte le distribuzioni Linux non c'è da occuparsi di virus o di malware più di tanto. Per cui devo dire, secondo me c'è una forte, diciamo così, un forte pensiero, un forte sospetto che sia un oggetto che va anche preso abbastanza sul serio, perché non è solo un gingillo, ma è qualcosa con cui si può lavorare, si possono fare funzionare computer vecchi, cosa che quei tempi che corrono non è cattiva cosa, si possono fare tante cose utili e divertenti, e con una fatica inversamente proporzionale ai risultati. E io con questo vi ringrazio, e a nome di Tax e di tutti i suoi cuccioli sono lieto di essere stato qua, e vi ringrazio ancora per l'attenzione.